Molto bene, benvenuti e benvenute. Di nuovo ci fa molto piacere avervi con noi in questa sessione di presentazione del carteggio fra Ludwig e Paul Wittgenstein, recentemente pubblicato dal sito del Ludwig Wittgenstein Project. L'obiettivo di oggi è quello, in sostanza, di ringraziarvi in quanto donatori che hanno partecipato al crowdfunding, fornendovi una piccola presentazione del libro, per così dire. Nonostante l'edizione sia digitale e la presentazione sia a sua volta digitale, è comunque un momento in cui in qualche modo concludiamo e coroniamo il percorso lungo e interessante che ha portato alla pubblicazione di questa edizione. Io mi chiamo Michele Lavazza, sono il fondatore del progetto Wittgenstein e con me c'è Filippo Villaggi, che è stato, diciamo, estremamente prezioso in questa, diciamo, in generale come collaboratore del progetto, ma poi anche in modo molto particolare su questo progetto editoriale del carteggio. Ludwig Paul ha fatto, diciamo, il grosso del lavoro. Grazie della presentazione e buongiorno a tutti. Noi pensavamo di far durare questo incontro circa 45 minuti, di cui una ventina da parte mia di introduzione di carattere editoriale. Vi racconteremo un pochino la storia di come è nato il progetto Wittgenstein, cosa che però forse già sapete, e più in dettaglio di come è nato questo particolare progetto di traduzione del carteggio Ludwig Paul. Lascerò poi la parola a Filippo per una presentazione più o meno della stessa lunghezza, su invece il contenuto di queste lettere, quindi più nel merito. E alla fine, come vi anticipavo, ci farà molto piacere potervi lasciare la parola per qualsiasi domanda o commento che vogliate condividere con noi. Comincio dunque da un paio di informazioni di sfondo sul progetto Wittgenstein, anche se appunto può darsi che molti di voi questo lo conoscano già e quindi vado piuttosto veloce. Il progetto nasce come idea alla fine 2020 e poi concretamente va online il 1 gennaio 2022 come sito web il cui obiettivo è quello di rendere maggiormente fruibili online, più ampiamente e facilmente disponibili, le opere di uno dei filosofi più importanti del Novecento, Ludwig Wittgenstein, le cui opere per l'appunto sono entrate nel pubblico dominio, ossia il copyright su di esse è scaduto proprio il 1 gennaio del 2022, così che è diventato non solo possibile, ma evidentemente anche auspicabile, rendere edizioni digitali di queste opere accessibili liberamente e gratuitamente su internet. L'idea che anima il progetto Wittgenstein è che questo sarebbe comunque accaduto, quando le opere di un autore finiscono nel pubblico dominio, inevitabilmente e appunto giustamente diventano tendenzialmente disponibili online attraverso il fatto che molte persone le carichino sulle piattaforme più varie. Il nostro intento era quello di preparare una piattaforma in cui le opere di Wittgenstein in particolare fossero disponibili in modo coerente, ordinato, ben formattate, con una presentazione anche grafica coerente e di qualità, e che in realtà, cosa importante, non solo gli originali entrati in pubblico dominio diventassero facilmente disponibili, ma venissero anche realizzate spesso ad hoc traduzioni di queste opere stesse. Quindi avremmo caricato e abbiamo caricato opere tradotte perché la traduzione era già effettivamente in pubblico dominio, oppure in altri casi abbiamo noi stessi, diciamo, intrapreso la via della realizzazione di nuove traduzioni, appunto anch'esse pubblicate con licenze libere e gratuitamente accessibili sul sito. La maggior parte delle nostre traduzioni precedenti sono state realizzate da dei volontari che hanno messo il loro lavoro a disposizione di questo scopo per il puro piacere di tradurre Wittgenstein, piacere peraltro niente affatto indifferente perché è un'attività, diciamo, intellettualmente molto interessante e che, diciamo, è davvero retribuzione di se stessa da certi punti di vista, parlando da questo punto di vista, insomma, in prima persona. E in altri casi, invece, avendo, diciamo, un progetto editoriale e l'intenzione di ottenere la pubblicazione di alcune delle opere di Wittgenstein, partendo da quelle o più importanti, oppure in altri casi che era più facile riuscire a mettere online, dal punto di vista dei diritti, ma anche da altri punti di vista strettamente editoriali, abbiamo ricercato il finanziamento di alcuni enti potenzialmente interessati, diciamo, per via la coerenza dei loro scopi con i nostri, a finanziare questo tipo di progetti e diciamo fra il 2021, quindi prima ancora che il sito andasse davvero online, e il 2022, abbiamo ottenuto dei finanziamenti di questo tipo da istituzioni come Wikimedia Italia oppure l'Università degli Studi di Milano,
che nell'arco di bandi diversi, fra quelli che entrambe mettono pubblicamente, che entrambe pubblicano periodicamente per finanziare attività culturali, alcuni di questi bandi ammettevano di finanziare anche attività simili a quelle che noi stessi appunto abitualmente svolgiamo, e quindi abbiamo, partecipato a questi bandi ottenendo con successo i finanziamenti necessari per retribuire i traduttori professionisti che hanno realizzato per l'appunto le traduzioni. Evidentemente Wikimedia Italia è un ente che condivide, molto profondamente il nostro intento di rendere la cultura liberamente disponibile e gratuitamente disponibile in rete. Nel caso di Museo di Milano, la coerenza degli intenti era, legata più all'aspetto filosofico che a quello della cultura libera, ma evidentemente ha avuto lo stesso effetto positivo di consentirci di pubblicare, appunto, in questo caso, traduzioni in lingua italiana, per quello che riguarda l'Università di Milano, e anche in altre lingue, per quello che riguarda invece Wikimedia Italia. Nel 2022, esattamente un anno fa, in realtà, a inizio di maggio 2022, durante una conferenza su Ludwig Wittgenstein che si è tenuta a Roma, io personalmente ho avuto il piacere di incontrare Radmila Schweizer della Wittgenstein Initiative di Vienna, che oggi sperava di riuscire a unirsi a noi, ma purtroppo non ha potuto per l'appunto unirsi, ma che salutiamo in contumacia. E avendo incontrato in questa occasione Radmila, ne è nata l'idea di un nuovo progetto di traduzione simile a quelli che avevamo a quel punto già intrapreso, ma per altri aspetti invece significativamente diverso. Parlando con Radmila appunto un anno fa a Roma, mi raccontava che dunque, Radmila Schweizer è per l'appunto la direttrice di questa Wittgenstein Initiative, un'associazione viennese che ha come obiettivo quello di promuovere attraverso conferenze e altre attività culturali l'eredità di Wittgenstein rispetto a Vienna e ovviamente non solo. E mi raccontava, in quanto lei stessa co-curatrice del volume tedesco che raccoglie le lettere tra Ludwig Wittgenstein e i suoi familiari, questo volume in particolare, mi raccontava che la seconda edizione di questo volume, la più recente, la più completa per l'appunto questa, non era stata tenuta come base per la seconda edizione italiana dello stesso volume. Cioè, in sostanza, in Italia era stata pubblicata a fine anni Ottanta una prima edizione del carteggio fra Ludwig Wittgenstein e i suoi familiari, che riproduceva la prima edizione tedesca. Poi era stata pubblicata una seconda edizione tedesca, espansa, riveduta e corretta. E purtroppo la seconda edizione italiana, successiva alla seconda tedesca, non aveva in qualche modo recepito le integrazioni e le correzioni che invece erano state per l'appunto effettuate sull'originale tedesco. Quindi, in sostanza, questa seconda edizione italiana non corrispondeva alla seconda edizione tedesca, ma era più incompleta e anche, meno aggiornata dal punto di vista dell'introduzione del curatore, per esempio, e di altri aspetti simili. La proposta di Radmila, di conseguenza, che appunto nacque dalla conversazione a Roma un anno fa, fu quella di far sì che fosse il progetto Wittgenstein, tra le sue attività di traduzione, a produrre appunto la traduzione italiana, fino a quel punto mancante, delle lettere fra Ludwig e suo fratello Paul, che per l'appunto erano presenti nella seconda edizione tedesca, ma mancavano dalla seconda italiana. E l'idea era estremamente interessante e affascinante, e abbiamo sostanzialmente iniziato subito a lavorare per cercare di metterla in pratica, ottenendo in primo luogo il permesso di pubblicare i testi, perché nel caso in particolare di Paul non sono, come lo sono invece per Wittgenstein Ludwig, in pubblico dominio, e poi anche, raccogliendo tutte le gli elementi operativi necessari per poter procedere, compreso evidentemente un traduttore che andava reclutato e un finanziamento per retribuire questo traduttore. La scelta della traduttrice, in questo caso in realtà, è ricaduta sulla stessa persona, Gabriella Rovagnati, che aveva tradotto la prima edizione italiana, questa non era la seconda edizione italiana, ma la traduzione è la stessa. E per quello che riguarda invece il finanziamento, abbiamo deciso
di optare per una soluzione in qualche modo ibrida, ossia abbiamo fatto ancora appello a quelli che si chiamano i microgrant di Wikimedia Italia, dei bandi agili che ci hanno consentito di coprire metà delle spese di traduzione, e poi però abbiamo pensato che per l'altra metà poteva essere un'occasione molto interessante per tentare di sperimentare una modalità diversa, fare in modo che il progetto si muovesse maggiormente sulle sue gambe, anche se appunto solo per metà del budget, visto che era un po' comunque un esperimento. E di conseguenza abbiamo organizzato il crowdfunding, che in qualche modo ha messo noi in contatto con voi, diciamo, il nostro pubblico di oggi. Il crowdfunding era appunto un modo per coprire l'altra metà delle spese, testando anche la, tra virgolette, motivazione del nostro pubblico. Stiamo proponendo davvero qualcosa di così interessante da motivare un numero di persone sufficiente addirittura a anticipare una somma, che in qualche modo davvero è un po' come se aveste, voi e gli altri donatori, pagato in anticipo il libro, anche sapendo che poi in realtà sarebbe finalmente diventato disponibile gratuitamente. E l'esperimento è stato decisamente un successo, è stato sicuramente impegnativa dal punto di vista organizzativo, progettuale e operativo, ma ha raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati, e di questo naturalmente vi ringraziamo profondamente. Come dicevamo, appunto, l'altra metà dei fondi li ha messi Wikimedia Italia, e in questo modo, con l'inizio del 2023, avevamo tutto quello che serviva per lanciare il progetto di traduzione e di edizione. Abbiamo quindi consegnato alla traduttrice il testo originale completo e corretto della seconda edizione tedesca. La traduttrice ha cominciato a lavorare e, diciamo, tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile di quest'anno abbiamo effettuato tutti i vari passaggi legati alla revisione della traduzione, alla impaginazione, anche se naturalmente per pagina in questo senso si intendono le pagine web del nostro sito e non quelle cartacee di un volume fisico, arrivando poi finalmente alla pubblicazione, come sapete, un paio di settimane fa, nella data simbolica del 29 di aprile, anniversario della morte di Ludwig. Questo, diciamo, conclude un po' la vicenda editoriale di questo libro, se non fosse che abbiamo una novità ancora più recente, che di fatto si è concretizzata giusto oggi, e cioè questo progetto ha incontrato il favore non solo di Radmila, che ne è stata in qualche modo la promotrice ideale fin dall'inizio, ma anche di altre figure autorevoli del mondo wittgensteiniano, tra cui la professoressa Rosalia Egidi, emerita dell'Università di Roma, che, avendo saputo di questa iniziativa, ha proposto che non solo il testo che avevamo appunto già pubblicato a quel punto, ma anche l'introduzione del volume tedesco della seconda edizione diventasse disponibile liberamente sul sito del progetto Wittgenstein. La professoressa Egidi era la traduttrice dell'introduzione di Brian McGuinness, e ci ha dato il permesso di pubblicare appunto sul sito la sua traduzione dell'introduzione. Quanto all'introduzione stessa, in quanto co-curatrice del volume, ha potuto essere Radmila stessa a darci il permesso di pubblicare ciò che riguardava l'originale, e di conseguenza abbiamo il piacere di annunciare quella che è un po' una sorpresa. Da oggi è disponibile sulla stessa pagina che avete già consultato anche l'introduzione di Brian McGuinness al volume delle Famiglie in Briefen, delle famiglie in briefe tradotte in italiano. E di nuovo, sempre in questo quadro di aggiornamento dell'edizione, abbiamo potuto pubblicare, e anche questa è la novità di oggi, alcune fotografie, o meglio, alcune scansioni, quindi immagini di quelli che, diciamo, dei nonsense, degli oggettini, degli spezzoni di giornale simili che Ludwig e Paolo si scambiavano. Abbiamo potuto pubblicarli come immagini sul sito, quindi sostanzialmente vi raccomando di consultare la pagina di nuovo, se l'avete appunto già fatto, di rifarlo, perché troverete delle novità, cosa che naturalmente è parte del bello di un'edizione digitale che si presta a essere aggiornata ed espansa in modo molto più continuo e costante di quanto invece non potrebbe essere fatto con un volume cartaceo. Questo dal mio punto di vista può già concludere l'introduzione di carattere editoriale a quello che riguarda il nostro carteggio Ludwig Paul Wittgenstein in italiano.
Lascerei quindi la parola a Filippo che, come vi anticipavo, vi racconterà qualcosa in più sul contenuto di queste lettere. Bene, innanzitutto mille grazie Michele per la presentazione e per la tua esposizione. Avrò la premura di appunto illustrare al nostro pubblico di oggi le novità che sono state inserite nella nostra pubblicazione. Ma prima di tutto volevo insomma rinnovarvi la mia personale riconoscenza per la vostra generosità nell'aver reso possibile questa pubblicazione e di conseguenza nell'averci dato la possibilità di lavorare, come Michele vi ha raccontato, su materiale inedito in lingua italiana, che sicuramente accrescerà il valore del Wittgenstein Project e che almeno per parte mia, ma spero anche per Michele, ci ha divertiti e coinvolti nella realizzazione. Allora, quindi il mio compito è di darvi una panoramica di questa pubblicazione e per quanto possibile di collocarla all'interno della vicenda filosofica, però prima ancora biografica di Ludwig Wittgenstein. Cercherò di contenermi perché per quanto il carteggio non sia estremamente lungo, ci vorrebbero davvero ore per esaurire, tutti gli aspetti più curiosi. Copre un arco di tempo che va dal 1920 al 1939, quindi 2 decenni che corrispondono a quel periodo di gestazione della filosofia wittgensteiniana matura, di cui una lettera in particolare ci dà una testimonianza, la vedremo poi verso la fine. Per quanto questo non sia in realtà il soggetto primario di questo testo, e infatti la cosa da sottolineare innanzitutto è che a differenza degli altri testi che pubblichiamo sul nostro sito web, questo non è un testo filosofico, bensì un epistolario, cioè un testo privato e non autoesplicativo, nel senso che contiene informazioni, allusioni a eventi, circostanze esterni al testo stesso, che alcune volte è stato anche difficile ricostruire, a dire la verità. Per questo è un testo eclettico, insomma, che ha molto da offrire, molti elementi sul filosofo, sulla sua personalità, sul suo ambiente culturale, sulla sua famiglia. Ovviamente tutto questo vale anche per Paul Wittgenstein, oltre che per Ludwig, e quindi si presta a essere letto in maniere davvero diverse a seconda della preparazione, ma anche semplicemente della prospettiva nella quale lo si legge. E quindi prima di ricevere la graditissima notizia della nuova introduzione che appunto pubblichiamo contestualmente al carteggio di Brian McGuinness, io credevo di fare un'introduzione molto originale. In realtà poi ho visto che qui c'è tutto quello che c'è, che merita di essere detto per avere un'introduzione sufficiente al testo, quindi io mi rifarò anche un pochino a questa introduzione e cercherò di individuare qualche tema a proposito di Wittgenstein di cui in queste lettere si può trovare un riscontro. Quindi cercherò di fare un collage di tutta questa pubblicazione, citando anche qualche volta le lettere, ma senza lasciarvi poi senza la voglia di leggervele da soli. Dunque, la prima cosa è naturalmente il primo tema, il macro tema è quello della famiglia Wittgenstein. A questo proposito, vi condivido lo schermo. Allora, dovreste vedere appunto un'immagine della famiglia Wittgenstein, non di tutta la famiglia, ma della famiglia alcuni membri nel 1917. Questo, giusto per illustrarvi, questo è il fratello Kurt, qui c'è Paul, Hermine Wittgenstein, Max Salzer, che è marito di Elena, sorella di Wittgenstein, in mezzo a loro la madre Leopoldine e qui per finire Ludwig. Dunque, McGuinness sfrutta la nozione wittgensteiniana di somiglianze di famiglia per introdurre alla rete di rapporti che legava i membri di questa famiglia, che è certamente atipica sia per il suo status sociale, sia per la sua rinomata ricercatezza in fatto di gusto e di costume, sia anche per il carattere spigoloso dei fratelli Wittgenstein, perché ognuno a suo modo aveva una personalità, come dire, suscettibile, e lunatica, per così dire. Paolo in particolar modo pare che fosse un individuo permaloso, molto permaloso e scontroso. Ecco. E McGuinness quindi abbozza delle connessioni che legano in maniera più univoca i membri di questo nucleo familiare a seconda dei loro interessi, del loro carattere,
delle loro preferenze, e quindi traccia dei fili tra fratello e fratello, tra fratello e sorella, tra figli e padre, tra i figli e la madre naturalmente, e dei fili che insomma si sovrappongono e ci restituiscono la coerenza di un ambiente familiare, proprio come nella metafora che Wittgenstein impiega per illustrare questa nozione di somiglianze di famiglia che riguarda nella sua filosofia il significato delle parole che usiamo. Cioè molti fili diversi che si intrecciano per formare una corda. La robustezza della corda, del significato di una parola, non è data dal fatto che un filo corra per tutta la lunghezza della corda, ma dal fatto che molti fili si intreccino tra di loro e quindi compongano così un significato, un concetto. Il concetto qui è un concetto abbastanza esclusivo, cioè il concetto di non tanto di famiglia quanto di famiglia Wittgenstein, perché i Wittgenstein insomma, erano proprio un unicum. Ci sono somiglianze e differenze appunto che legano tra di loro i fratelli Wittgenstein, ad esempio con Ermine Ludwig si interessava di tematiche religiose e parlava di Tolstoi, oppure con Margarete si interessava più che altro di temi psicologici, freudiani, eccetera. Con Paul i motivi di intrattenimento erano in particolar modo tre, come McGuinness ricorda. Il primo è la musica, di cui accenneremo tra poco. Il secondo è la letteratura, perché i fratelli Wittgenstein avevano ricevuto un'educazione eccellente nelle arti e a quanto pare leggevano molto, il che è una notizia che potrebbe facilmente confutare l'immagine convenzionale di Wittgenstein, filosofo poco colto, più interessato a tematiche analitiche. In realtà non era così, perché insomma, effettivamente c'è da segnalare una cosa che mi ha colpito, che emerge da queste lettere, cioè che l'interesse primario dei due fratelli non era tanto nei confronti delle lettere in sé, cioè non era un interesse estetico, ma prima di tutto, per così dire, un interesse critico, cioè erano forse più interessati a discutere a lungo e nei dettagli di quello che leggevano, a scambiarsi consigli di lettura, come dimostrano delle lettere piuttosto estese, tra cui ad esempio, ecco qui abbiamo il carteggio sul nostro sito web. Ad esempio, queste due lettere, la 146 e la 147, numerate secondo l'ordine dell'edizione tedesca, in cui, ad esempio, appunto, Paul riferisce a Ludwig delle delusioni occorse durante le sue letture in viaggio, e quindi vedete che è una lettera abbastanza lunga rispetto alle altre che si trovano nel carteggio, e poi Ludwig a sua volta risponde estesamente. Si parla di autori che erano all'epoca rilevanti per la cultura nazionale, come Moricke o Hebbel, ma anche delle novità di lettura. Insomma, questo genere di intrattenimento rientrava perfettamente nel paradigma intellettuale di casa Wittgenstein. McGuinness ricorda, e ve lo leggo, che ogni attività doveva essere svolta in modo razionale, le ore di intrattenimento porre condizioni rigorose. Fin da bambini bisognava svolgere attività intellettuali, giochi psicologici, creare semplici scritti in codice, organizzare in casa rappresentazioni teatrali, anche con testi propri, e scambiarsi informazioni sulle letture fatte e sottolineare i brani su cui richiamare l'attenzione. Cosa che appunto qui i fratelli Wittgenstein, scusate, cresciuti ancora fanno. Quindi una forma di divertimento intellettuale molto esclusiva, molto ricercata. E potrebbe anche far sorridere sapere, ad esempio, che i due fratelli sfruttavano in questo genere di attività la loro conoscenza della lingua latina, ancorché sgrammaticata. E abbiamo un esempio in queste due lettere, abbastanza divertenti, in cui Paul invia a Ludwig una pubblicazione appunto del 1936, attorno al 1936, di questo Ludwig Mertens, che pubblica un Loquimur Latine, cioè una sorta di manuale per allenare la lingua latina in forma orale. Quindi per esercitarsi a parlare in latino. E Ludwig gli risponde con una frase di riconoscenza appunto scritta in latino, per quanto appunto ci siano degli errori grammaticali. Queste due lettere fanno riferimento peraltro al terzo dei tipi di intrattenimento dei fratelli Wittgenstein, e cioè lo scambio di Stiefeln.
come li chiamavano in lingua tedesca, vale a dire di stivali letteralmente, e sono delle insensatezze che entrambi scoprivano nei giornali o nelle riviste illustrate del tempo. Quindi si tratta naturalmente di un umorismo sofisticato. Ecco, magari vi faccio vedere più nel dettaglio le immagini che ci sono state fornite dal Bremerakiv. Questa è la copertina del manuale. Qui potete vedere, credo, la firma di Paul, per quanto non riesca a interpretare le altre due parole. Forse Michele ha degli insight su questo. Oh, no, la grafia di Paul mi supera purtroppo. Ecco, e qui nell'immagine successiva vedete che Paul sottolineava in rosso i passaggi più, come dire, più assurdi e più insensati. Questi materiali poi andarono a costituire la raccolta di nonsense di Ludwig Wittgenstein, che è conservata appunto presso il Bremerarchiv. Scusate. Comunque, dicevamo appunto, era un genere di umorismo abbastanza sofisticato, e a me ha richiamato alla mente, e vale la pena di citare, uno dei pensieri che Ludwig annota nei suoi pensieri diversi, una raccolta di scritti privati, della porzione posteriore della sua vita, del 1947, mi sembra. Dice: che cosa succede quando due persone non hanno lo stesso senso dell'umorismo? Reagiscono fra loro in modo sbagliato. È come se fra certe persone ci fosse l'uso di gettarsi una palla. Uno la getta, l'altro la raccoglie e la rimanda. Ma ci sono alcuni che non la rimandano e invece se la mettono in tasca. Quindi questa nota riguarda, insomma, riguardo alle incomprensioni e ai malintesi dovuti all'estraneità di individui, ha a che fare con il fatto che se non si condivide un certo milieu culturale, intellettuale e anche umoristico, perché no? Questo è dovuto al fatto, in primo luogo, di non avere lo stesso codice etico e lo stesso gusto estetico, due cose che in casa Wittgenstein andavano di pari passo, ma anche nel pensiero di Wittgenstein. Di nuovo, McGuinness ricorda, il fondamento morale di questo universo, quello di casa Wittgenstein, non era niente di diverso da quello che è spirituale, culturale, artistico. Il buon gusto non conseguiva dal sentimento morale, ma apparteneva a esso in modo essenziale. In quell'universo dipinti, mobili, disegni e soprattutto la musica erano espressioni di un unico ideale. I disegni dovevano essere onesti, i dipinti etici, il pianoforte suonato con dovuto riserbo e l'arredamento di una casa doveva infondere un senso di benessere. Quindi, senza far parte di questo universo, o perlomeno senza fiutarne la sensibilità, difficilmente si può capire perché sia grave che tutto ciò che è alto, importante e colto venisse disonorato da una sua presentazione banale o spregevole, come poteva essere questa del latino, appunto, del latino volgarizzato. Appunto, è difficile capire, senza appartenere a questo universo, perché fosse grave cercare di far apparire solenne qualcosa che in realtà era volgare e triviale e che non comportava alcun tipo di elevazione morale. Ecco. Questa raffinatezza intellettuale era il risultato di una ricerca etica, e quindi da un Wittgenstein si pretendeva che fosse sobrio, che fosse portato alla rinuncia e che cercasse di fare sempre la cosa giusta, per quanto fosse la cosa difficile. E questa tendenza a compiere le scelte più difficili si rifletteva anche nel giudizio dei Wittgenstein nei confronti delle persone esterne alla famiglia, che venivano stimate perché i loro comportamenti o le loro abilità erano dimostrazione delle loro capacità di fare la scelta più difficile. E in queste lettere ne troviamo qualche esempio. Ad esempio, quando Paolo e Ludwig si prodigano per fornire aiuto economico o protezione a conoscenti. Ad esempio, in questo caso, questa lettera 160, Ludwig parla di Hermann Hensel, il figlio di uno dei compagni di prigionia di Ludwig Hensel, di cui ricevette la visita quando si trovava in Norvegia, a Skjolden, nel 1937. E Ludwig dovette rimanere impressionato, in particolare dal fatto che il giovane, come scrive qui, compie l'intero viaggio in bicicletta.
e cioè da Vienna a Skjolden e ritorno, oltre che dal fatto che la sua richiesta era di poter, la sua richiesta ai Wittgenstein era di facilitare l'anticipazione del suo servizio militare. Quindi, insomma, si tratta appunto di una scelta che evidentemente i Wittgenstein valutavano una scelta difficile, una scelta dura, per meglio dire, una decisione che era rivelatrice di un carattere deciso. Ecco. Questi amici e conoscenti della famiglia Wittgenstein andarono a creare una vera e propria cerchia di clienti e nei confronti dei quali i Wittgenstein si mostravano molto premurosi. Almeno tanto quanto erano invece maligni e polemici nei confronti di quelli che dimostravano un gusto dubbio o triviale. Ad esempio, un altro esempio simpatico è quello della lettera 133, in cui Paul si fa beffe di questa signora Oberleitner, moglie di un compositore che a quanto pare doveva essere mediocre, la quale aveva avuto l'idea di comporre un ricettario musicale, cioè associando nomi di compositori a ricette di pietanze. Ecco. E Ludwig rincara la dose nella lettera successiva, poi ve la lascio leggere perché è davvero molto, molto spiritosa. Quindi questo è il quadro in cui si può capire in quale spirito Ludwig e Paul si scambiassero questi nonsense e si facessero beffe di chi voleva, ad esempio, resuscitare il latino. Una seconda cosa riguardo all'umorismo raffinato dei due fratelli, che ha dei risvolti un po' meno divertenti, è che quella stessa robusta uniformità di giudizio che giustifica le battute di spirito tra i fratelli è anche quella che rende più duri e più difficili i momenti di divergenza, come poi successe a proposito, ad esempio, tra i fratelli superstiti dopo il 1918, dal momento che i tre fratelli maschi maggiori della famiglia Wittgenstein si diedero la morte prima del 1918. Tra i cinque fratelli superstiti i rapporti si incrinarono irrimediabilmente dopo il 1939, cioè dopo l'Anschluss dell'Austria e le trattative dei Wittgenstein con il regime nazista per ottenere trattamenti preferenziali nonostante la loro origine ebraica. Quando si trattava di prendere decisioni difficili che mettevano a rischio la tenuta dei rapporti e la sincerità tra i membri della famiglia, Ludwig era sicuramente il più conciliante. Lo dimostra, ad esempio, questa lunga lettera 163. No, non è vero, scusate, ho sbagliato a segnare 110. Questa lunga lettera che scrive di riparazione a Paul. Per via di un'incomprensione dovuta al fatto che Margarete se, sembra che Margarete non chiedesse di sentire suonare Paola al pianoforte e che questa cosa avesse offeso il fratello. Allora Ludwig, come vedete, scrive questa lunga, anche verbosa, lettera di spiegazione che ci dà l'idea di un ambiente anche soffocante a volte, di quanto fosse una cosa importante, ma che generasse delle conseguenze ossessive, il fatto di mantenere un comportamento, un atteggiamento e una sensibilità sempre onesti e del tutto irreprensibili. Come dice McGuinness, nella vita privata dei Wittgenstein ci si aspettava che una persona parlasse e agisse come uno dei cui umori si dovesse tenere conto. Però queste decisioni importanti, appunto, queste scelte difficili sono per Wittgenstein rivelatrici del carattere, e per quanto l'ideale della famiglia Wittgenstein fosse forse una vita più una vita decorosa che una vita irreprensibile, come invece fu per Ludwig, è in questo ambiente, in questo ordine di idee che trova spiegazione il suo rigido senso morale e le sue scelte, a volte anche poco comprese dai familiari, come la scelta di rifiutare l'eredità paterna o ancora la sua abitudine di fare penitenza attraverso delle dolorose confessioni pubbliche o private, di cui ad esempio abbiamo soltanto un accenno molto breve in questa lettera 97 in cui scrive al fratello per un'ingenuità che ti fa onore, non hai idea di come io sia guidato ovunque dai motivi più abietti e banali.
io sono un'esistenza perduta, quindi del tutto indegno del vostro affetto, se non sarà un miracolo a salvarmi. Quindi, insomma, vedete questa personalità anche abbastanza ossessionata dalla perfezione morale. Quindi, per concludere, e per passare brevissimamente all'ultima cosa che volevo dire, del concetto di famiglia Wittgenstein, questo concetto sui generis, da questo concetto possiamo trarre le informazioni forse più rilevanti per comprendere questa figura e il suo pensiero. E in tal senso questo carteggio offre una testimonianza preziosa. L'ultima cosa che volevo dirvi riguarda l'evoluzione della filosofia e della figura di Wittgenstein e come il rapporto con il fratello evidenzia alcuni stili del pensiero e dell'atteggiamento intellettuale di Ludwig. In questo senso è determinante il loro rapporto con la musica. Forse alcuni di voi sapranno che durante alcune conversazioni con Maurice Drury, Wittgenstein disse nel 1949: nelle ricerche filosofiche mi è impossibile dire una sola parola su tutto quello che la musica ha significato nella mia vita. Come posso sperare allora di essere capito? La musica aveva certamente un significato centrale, ed è uno dei temi più discussi dai due fratelli in questo epistolario. È un tema sicuramente connesso a una questione determinante nel passaggio dalla concezione, del linguaggio nel Tractatus, a quella, della filosofia matura invece di Wittgenstein, e cioè la nozione di comprensione. Nel Tractatus Wittgenstein tratta la musica come un linguaggio. O per meglio dire come un sottolinguaggio, cioè un linguaggio avente un suo proprio codice. Quindi in primo luogo bisogna essere dei tecnici per poterlo comprendere. I fratelli Wittgenstein erano sicuramente dei tecnici, per Paul non c'è bisogno di dirlo, era un pianista professionista, ma anche Ludwig suonava più di uno strumento e praticava costantemente la musica. Ora, se è vero che la musica è un certo linguaggio, questo significa non soltanto che ha una certa logica del linguaggio, una certa Sprachlogik, una sua coerenza interna e regole di articolazione dei segni. Questo è quello che pensa il Wittgenstein nel Tractatus, che dice infatti la proposizione non è un miscuglio di parole, così come il tema musicale non è un miscuglio di suoni. E questo è vero, ma questa corrispondenza tra linguaggio, parola e musica viene portata ancora più avanti nella sua filosofia matura. Proprio come il linguaggio parlato, infatti, non è semplicemente il segno e i nessi segnici a garantire l'integrità del significato, ma anche l'intorno delle pratiche, degli usi linguistici che non sono estranei alle parole, o nel caso della musica, non sono estranei alla musica, ma animano, il segno stesso. Tant'è vero che nel libro Marrone, vi cito dalla traduzione che abbiamo. Anche questa sul nostro sito, nel libro Marrone, Wittgenstein scrive: ciò che chiamiamo capire una frase, in questo senso parlata di linguaggio ordinario, ciò che chiamiamo capire una frase intrattiene in molti casi una somiglianza molto maggiore con la comprensione di un tema musicale di quel che saremmo portati a pensare. Capire una frase è un fatto ben più prossimo a ciò che davvero ha luogo quando comprendiamo un motivo musicale. Perché il capire una frase, per così dire, indica una realtà fuori del linguaggio, almeno così si pensa in generale. Invece si potrebbe dire capire una frase significa afferrare il suo contenuto, e il contenuto della frase è nella frase. Quindi questo concetto di comprensione, che è interna al linguaggio in cui ciò che è da comprendere viene espresso, nella musica diventa imminente, perché qui non c'è nulla fuori dal tema musicale da comprendere. Non c'è, come in una teoria raffigurativa del significato, una parola che rappresenta una cosa univocamente. Il significato di una frase ha origine dalla specifica maniera in cui i pezzi sono articolati, e si compongono in una unità di senso. Ma in questo modo, se il significato della musica giace nella sua articolazione interna, e non in specifici riferimenti esterni, allora come si può pretendere che la comprensione della musica sia univoca, cioè come pretendere che ognuno afferri lo stesso contenuto di un tema musicale? Ascoltatori diversi percepiranno aspetti diversi in dipendenza della loro esperienza, del tipo di esecuzione, del tipo di musica, della loro preparazione, eccetera. Quindi, di qui probabilmente Wittgenstein mantenne la necessità costante di motivare, a volte anche di nuovo verbosamente, i propri giudizi su una certa musica.
sempre nella lettera 110 che vi citavo prima, questa lettera di riparazione, la chiamerei, per Paul, gli scrive: per quanto la mia opinione sul tuo modo di suonare sia del tutto ininfluente, mi vedo costretto a parlarne, e gli spiega che, a suo modo di vedere, ciò che differenzia te da un artista riproduttivo è lo stesso che differenzia un attore da un recitatore che null'altro fa che ripetere l'opera dell'autore, mentre l'attore può considerare il testo quasi solo come un sostrato per la sua personale e indipendente attività. In altre parole, dice Ludwig, tu non vuoi consacrarti alla composizione e ritrarti dietro di essa, ma vuoi rappresentare te stesso. In questo senso, appunto, ci sono due modi, dice Wittgenstein, di concepire l'esecuzione di un brano musicale: presentare se stessi o presentare la musica. Come si fa a distinguerli e come si fa a dire questo particolare artista vuole presentare se stesso, questo invece vuole presentare l'opera? È una questione appunto legata alla comprensione. D'altro canto è vero anche che poi, lo leggerete sempre nell'introduzione di McGuinness, anche gli altri fratelli Wittgenstein credevano che Paul fosse particolarmente violento al pianoforte, che trebbiasse piuttosto che suonare, questa è un'espressione della madre. Quindi, in definitiva, la comprensione musicale è diversa a mano che si sviluppa una nuova sensibilità nei confronti della grammatica del discorso musicale, e questo sviluppo avviene in dipendenza di certi passi che uno compie nel corso della propria vita, certe esperienze che si maturano e che permettono di osservare come alcuni segni, alcune parole o alcuni temi musicali e il modo di esprimerli cambi rispetto a come lo si faceva prima. E in alcuni paragrafi tardi delle ricerche filosofiche, Wittgenstein parla di questo come di una movenza grammaticale. E qui si trova, io credo, il punto di incontro tra musica e filosofia in questo carteggio, nella misura in cui la discussione sulla musica solleva punti di vista, genera prospettive, induce a riflessioni, permette quindi di sviluppare una certa sensibilità e quindi una certa comprensione del linguaggio musicale. Per Wittgenstein, adesso vado a prendere la lettera che ci tenevo a farvi, ecco, prima di lasciarvi a leggere, per Wittgenstein, appunto, lo scopo della filosofia, uno dei compiti della filosofia è quello di modificare la nostra sensibilità nei confronti del linguaggio, di indurci a vedere diversamente da come vedevamo prima certi aspetti del linguaggio e quindi da rendere comprensibile ciò che prima non lo era. E uno degli strumenti per operare questa movenza grammaticale sicuramente è l'osservazione delle differenze. Allora, in questa lettera spiega a Paul che, per quanto parole diverse possano indicare lo stesso oggetto, tuttavia la loro differenza appunto di registro ci può far comprendere come appunto il linguaggio non sia semplicemente un sistema di rappresentazione per mezzo di segni, ma il linguaggio invece, del linguaggio fa parte, ad esempio, anche questa differenza di registro, che nel linguaggio ideale, non, in un linguaggio ideale semplicemente logico, non viene considerata, ma nel linguaggio ordinario invece fa proprio la differenza. Gli dice: prendi per esempio le tre parole cacatoio, gabinetto e quel posticino. Se usi la prima, vuol dire che non ti vergogni affatto di pensare all'uso davvero disgustoso di quel locale. La seconda parola è già puramente obiettiva. La terza, invece, è addirittura una perifrasi e il ricorrervi dimostra che si preferirebbe non parlare affatto della cosa. Alle tre espressioni si collegano davvero gruppi di rappresentazioni differenti. Quindi ciò che vuol dire Wittgenstein è che ogni espressione ha una certa, come dire, è collegata a una certa immagine mentale di ciò che vuole comunicare. Poi, insomma, non addentriamoci nelle sottigliezze, questo gruppi di rappresentazioni, Vorstellungsgruppen, è una parola che probabilmente ha a che fare con il significato di Vorstellung nella seconda filosofia wittgensteiniana. Però, al di là di questo, ciò che è importante è che per Wittgenstein, in filosofia, così come nella musica, si tratta di vedere qualcosa che prima non si vedeva, cioè si tratta di comprendere qualcosa che prima non si comprendeva. A un certo punto, un certo modo di suonare, una certa esecuzione diventano intelligibili, e
e ciò senza uscire dal linguaggio musicale, ma compiendo una movenza al suo interno, una movenza che ci permette di passare, nei termini del Wittgenstein delle ricerche, dalla spiegazione alla descrizione, cioè di passare verso la comprensione del linguaggio che abitiamo e che ci permea. Quindi non è casuale, che uno degli esempi, che Wittgenstein sceglie per illustrare questa idea di movenza grammaticale e che testimonia il valore fondamentale dell'arte nella sua vicenda filosofica, è appunto legato alla musica. Ve lo leggo dalle ricerche filosofiche e poi basta, mi taccio, dove dice al paragrafo 401: hai compiuto una movenza grammaticale. Tu hai scoperto innanzitutto un nuovo modo di concepire le cose, come se avessi trovato un nuovo modo di dipingere, oppure un nuovo metro, o un nuovo genere di cantare, un nuovo modo del canto, Art von Gesängen. Quindi questo appunto è un esempio di quello che la musica può aver significato per Wittgenstein e di cui questo carteggio ci dà qualche esempio, insomma. Spero di avervi dato un'introduzione sufficiente, spero sufficientemente chiara, e niente, mi auguro semplicemente che vi divertiate nella lettura, così come ci siamo divertiti io e Michele. Grazie Mi sono dilungato, vogliate scusarmi davvero. mille. Abbiamo sfruttato 5 minuti il tempo che avevamo messo in conto di impiegare per la parte più frontale di questa presentazione. Appunto, perdonateci, ma mi sembra, grazie Filippo, davvero di un intervento molto completo e molto significativo. A questo punto lasceremo la parola a voi se avete da fare qualche domanda, qualche curiosità, se volete commentare qualsiasi aspetto tra quelli che sono stati toccati oggi o se viceversa avete voglia che tocchiamo qualcosa che magari abbiamo trascurato di raccontare su come è nata la produzione, su quello che è il suo contesto, eccetera. Non esitate a chiedere sia per chat, se preferite, sia ovviamente anche accendendo il vostro microfono ed esprimendovi a voce, come preferite. Se, diciamo così, nel caso che qualcuno magari sia leggermente in imbarazzo, ma abbia una domanda, temporeggio ancora un secondo con una specie di bis rispetto alla presentazione di Filippo, approfittando del fatto che siamo qui insieme per farvi vedere anche la terza fra le immagini che ci sono state appunto concesse come riproduzione forse pochi giorni fa dal Brenner Archive, perché è divertente e gradevole e può ancora fungere da rompighiaccio in questo nostro momento di eventuale transizione alla conversazione. Vado a recuperarla. Eccola qua. Tra appunto i vari Stiefel, stivali, le varie insensatezze che Ludwig manda a Paul, e tante volte anche Paul manda a Ludwig, questo è uno che risale agli anni 30 e appunto mi piace condividerlo con voi per dare ancora un esempio di quello che sulla base della comprensione reciproca che hanno Ludwig e Paul è una completa insensatezza e che però evidentemente per altre persone non lo è altrettanto. A New York, nella chiesa di St. John the Divine, qualcuno ha pensato bene negli anni immediatamente anteriori a questo 1930 di aggiungere alle varie statue che adornano il portale d'ingresso della cattedrale di aggiungere una statua che rappresenta Albert Einstein, che è qui evidenziata dalla freccia e che se faccio uno zoom risulta effettivamente abbastanza riconoscibile, quantomeno per un baffo che non è comune a questa statua e alle altre pseudo-medievali che adornano appunto il portale. Si vede che per qualcuno è stato naturale immaginare Einstein come figura alla pari rispetto ai santi e agli angeli, per Ludwig ed evidentemente per Paul che con cui condivide, che sa, qui è Paul che manda a Ludwig il frammento di giornale, è un'idea appunto completamente assurda nella quale, come diceva Filippo, il solenne e il quotidiano vengono volgarmente mischiati e si fraintende completamente il perimetro della religione e il perimetro della scienza, appunto tutte questioni rispetto alle quali sappiamo Ludwig aveva opinioni molto molto forti,
Basta leggere il Tractatus, basta leggere la Conferenza sull'Etica. Non sappiamo se Paolo avesse altrettanto forti opinioni filosofiche in proposito, ma evidentemente aveva appunto una sensibilità tale da percepire questa cosa come perfettamente assurda, mandarla a Ludwig, che in risposta gli dice proprio: mi spiace non avere nessun altro con cui condividere a mia volta questa insensatezza, perché nessuno la comprenderebbe come evidentemente tu l'hai compresa. E questo appunto è il contenuto della lettera 135 in cui Ludwig risponde a Paul. Va bene. Allora, nulla. È stato un piacere avervi qui con noi oggi. Se vi venissero in mente... Angelo ha un commento. Grazie, grazie mille delle parole molto benvenute, molto davvero motivanti dal nostro punto di vista, ci spingono davvero a voler continuare questo progetto. Naturalmente, sul sito sono presenti dei contatti istituzionali del progetto, ai quali poi di fatto rispondiamo comunque noi, quindi se avete voglia di entrare in contatto anche in un secondo momento, non esitate a farlo tramite le mail che trovate sul sito, piuttosto che Facebook o Instagram o qualsiasi altra piattaforma dove ci troviate. Grazie a tutti del feedback che state mettendo nei commenti e veramente di nuovo Grazie della vostra a voi del presenza oggi vostro e ottimo, dei contributi. ottima conferenza, bravissimi. Grazie davvero. E appunto ancora Complimenti. grazie per il sostegno che ci avete dato a novembre e dicembre. Un saluto e buon pomeriggio e buon sabato. A voi, grazie Altrettanto. mille. Grazie Arrivederci, ancora. grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie.